Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Marcia No Ponte, a Messina manifesta il fronte del no, in strada oltre 2000 persone contro la realizzazione della mega opera. Cambia il mercato di luce e gas, a meno di proroghe dal nuovo anno per le bollette energetiche si passerà dal mercato tutelato al mercato libero. Ecco cosa cambia. Famiglia in corteo a Catania per sostenere genitori adottivi di Miele, il bimbo conteso tra genitori naturali ed adozione. Un figlio, insistono, è di chi lo cresce e lo educa, non di chi lo genera e subito lo abbandona. La violenza nasconde la fragilità. A Palermo Don Ciotti, sugli episodi di devianza giovanile, ricorda che dall'ecosistema rischiamo l'egosistema. Gela, raccolti devastati, abitazioni svaligiate e date alle fiamme, le campagne della zona in mano a criminali che spadroneggiano tra le coltivazioni. La protesta dei coltivatori, lo Stato assente ci difenda. In Sicilia brillano tre nuove stelle Michelin che premiano chef di Marina di Ragusa, Noto e Siracusa. Tra poco i piatti di uno dei tre grandi cuochi a Ortigia. E poi il calcio, il Catania di Lucarelli affronterà domani la Virtus Francavilla in un Massimino gremito. Il Palermo perde in casa tra i fischi contro il Catanzaro. Vittoria oggi pomeriggio del Messina a Teramo contro il Monterosi con il punteggio di 2-0. A Messina la manifestazione dei comitati No Ponte sullo Stretto, in più di 2000 nelle strade cittadine per fermare il progetto della grande opera. Francesco Triolo. A Messina il ponte non si fa! A Messina il ponte non si fa! La risposta sbagliata, inutile ai problemi del meridione e dell'area dello Stretto. E questa la tesi sostenuta dal coordinamento No Ponte che oggi pomeriggio ha sfilato in corteo a Messina. Una settantina le sigle che hanno aderito alla manifestazione che ritengono l'opera dannosa, causerebbe un disastro ambientale, tecnicamente un azzardo, non risolverebbe i problemi dei trasporti, soprattutto non servirebbe al paese. È una mobilitazione nazionale questa, in cui hanno molta nazionalità le idee di coloro che sanno che questa è un'opera inutile, che produrrebbe solo distruzione e che necessariamente deve essere invece ripensata, perché noi abbiamo bisogno di altro. Il ponte sullo Stretto è un'opera farlocca, non dotata di alcun progetto esecutivo, rappresenta soltanto un gigantesco carrozzone clientelare, distrugge il mito e il paesaggio e in un'unica parola, in grande sintesi, è un vero disastro. In poco più di 2000, secondo la Digos, sono arrivati questo pomeriggio a Messina, non solo dalla Sicilia e dalla Calabria, ma da diverse parti dell'Italia. Un elenco lungo e variegato, da associazioni ambientalisti a partiti politici. Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale dei Verdi, ha detto: siamo pronti a lanciare un'offensiva giuridico-legale imponente nei confronti della società Ponte sullo Stretto. L'Europa vuole che l'Italia abbia infrastrutture che funzionino e lasciare il sud, ad esempio, per andare da Siracusa a Trapani ci vogliono 12 ore di treno con 360 km da percorrere, la Calabria idem, c'è ancora la Littorina, questo non è assolutamente ammissibile. Se il Mezzogiorno non esce dalla crisi, non esce dalla crisi il Nord, non esce dalla crisi il Paese, e il Mezzogiorno per uscire dalla crisi ha bisogno innanzitutto di infrastrutture e non di mega opere pubbliche faraoniche. Bollette energetiche si cambia, meno di nuove ma improbabili proroghe. Dal nuovo anno per le bollette di luce e gas si passerà dal mercato tutelato al mercato libero. C'è ancora tempo per adeguarsi, ma Confconsumatori mette in guardia dalle truffe. Eva Spampinato. Finisce l'era del mercato tutelato. Dal prossimo anno le bollette di luce e gas passeranno al libero mercato e gli utenti dovranno iniziare ad adeguarsi sin da ora. Noi ci auguriamo che la proroga ci possa essere, stiamo insistendo perché passi questa proroga. Ci sono due date da segnare in calendario, il 10 gennaio per il gas e il 1 aprile 2024 per l'elettricità.
Termina così il servizio definito a prezzi tutelati, cioè stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, la quale vigilerà sugli operatori del mercato libero che dovranno continuare a osservare le norme. Innanzitutto non devono prestare attenzione a tutte le telefonate che ricevono, non sono le società di energia ma sono dei venditori di contratti delle società di energia, paventano addirittura l'interruzione del servizio in caso di mancato passaggio, cose non vere. Quindi il consumatore o contatta direttamente la propria azienda e tratta una condizione diversa di contratto nel mercato libero e valuta se gli conviene, o cerca un'altra azienda con cui stipulare un contratto. Il mercato libero dà la possibilità di scegliere liberamente le offerte proposte dalle 648 società che vendono energia elettrica e dalle 529 fornitrici di gas metano. E quindi vi è il rischio che in questa nuova scenario l'utente possa subire tanti soprusi e tanti addebiti illegittimi, come ha insegnato purtroppo l'esperienza della liberalizzazione del mercato nel settore delle microimprese che già sono in questo regime. Saranno salvi dal passaggio i cosiddetti clienti vulnerabili, cioè gli individui che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, i soggetti con disabilità e chi ha un'età superiore a 75 anni. Confconsumatori invita sempre alla prudenza nel momento di stipulare contratti, che vanno letti nel minimo dettaglio prima di essere firmati, e ricorda che c'è sempre il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni. Un corteo per chiedere giustizia per Miele. Questa mattina a Catania una manifestazione a sostegno del piccolo di 3 anni perché sia lasciato alle cure dei genitori adottivi, dopo che il Tribunale di Catania ha deciso di restituirlo alla madre naturale che lo aveva abbandonato. I figli sono di chi li cresce, dicono tante mamme. Emanuela Corsi. Questo cartello "genitori non si nasce, si diventa. Io sto con Miele" significa che io ho partorito mio figlio, ma sono diventata veramente madre quando l'ho preso in braccio e ho cominciato a crescere insieme a lui. Un corteo a Catania per chiedere giustizia per Miele, il piccolo di 3 anni conteso tra i genitori adottivi e la madre naturale che, dopo averlo abbandonato, lo ha rivendicato. Entro il 28 dicembre il bambino, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, dovrà tornare alla madre biologica, una donna originaria di Modica. Una decisione che ha suscitato l'indignazione di tante famiglie che, con cartelli, messaggi e palloncini arancioni, hanno manifestato sfilando da Piazza Roma lungo la Via Etnea. Il bambino ha già una famiglia che è l'unica che conosce. I figli sono di chi li cresce, di chi li accudisce, di chi li ama. Io sono la mamma di un bimbo di 3 anni e l'idea che mio figlio, come Miele in questo momento, possa essere staccato da me è devastante, non solo per me, ma già a 3 anni un bambino conosce le figure genitoriali, gli affetti. Un bambino che sta a 3 anni con i genitori affidatari, che è amato, che è curato, come si fa a strapparlo? Immagino il dolore di questi genitori, ma anche immagino il dolore che potrebbe provare Miele. Non solo donne, ma anche tanti papà presenti al corteo. Io dico sempre che i figli non sono di chi li partorisce, ma di chi se ne prende sempre cura. La manifestazione è stata organizzata da Maria Elena, che, come i genitori di Miele, ha condiviso il percorso di adozione. La dobbiamo smettere di fare distinzioni tra biologico e adottivo. Siamo famiglie che amano al pari di qualsiasi altra famiglia. L'iniziativa si aggiunge alla petizione aperta su change.org, dove attualmente si contano quasi 40.000 firme. A Marsala perseguita la fidanzata 16enne, denunciato dalla madre della ragazza, anche lei minacciata. Controllava ogni suo movimento, costringendola a estenuanti videochiamate per sapere costantemente dove e con chi fosse. La perseguitava, la insultava, la istigava al suicidio e minacciava. Mesi di stalking quotidiano che sono costati a un 22enne di Marsala la misura del divieto di avvicinamento alla fidanzata. A Siracusa la polizia ha arrestato un 50enne per lesioni aggravate, atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della moglie anche in presenza dei figli minori. L'uomo, spesso ubriaco, vessava la donna con ogni tipo di violenza psicofisica.
Alcol, droghe, mancanza di obiettivi e mala movida, giovani sempre più al centro di episodi violenti. Don Luigi Ciotti a Palermo, dall'ecosistema rischiamo l'ecosistema e chiede la cura della politica. Marco Gullà. Quali trasformazioni per una città più giusta? E questo è il tema di un confronto alla presenza di Don Luigi Ciotti, andato in scena oggi a Palermo. Una riflessione sulla città che desideriamo a partire soprattutto dalle periferie. Uno dei temi caldi però che riguardano il territorio è il valore dei giovani. Giovani che spesso si perdono tra alcol, droghe e anche malamovida. Don Ciotti prova a dare la sua motivazione a tanti episodi inquietanti successi a Palermo e anche in Sicilia. Cresce questa violenza. E molti ragazzi è un modo per dire che io ci sono, per affermarsi, per sottolineare la loro presenza. E arrivano a fare dei gesti di richiamo forti, non condivisibili, che ci inquietano, che ci pongono delle domande, ma dobbiamo cogliere quello che apparentemente sembra una forza e in realtà denuncia una fragilità delle persone. Atti di violenza tra i giovani per dire io ci sono, io esisto. Eppure la politica dovrebbe fare molto di più per tutti questi giovani, dice Don Ciotti. È la politica che deve dare la sua risposta, che vuol dire fare le politiche, perché l'essenza della politica è fare le politiche. Se la politica non fa le politiche, non è politica, è un'altra cosa. Sulle periferie abbandonate, soprattutto al sud, Don Ciotti ha la sua ricetta, ecco quale. Cresce la fragilità, cresce l'emarginazione, cresce la rabbia e alla città della rabbia si deve rispondere con la città della cura. Cresce i ragazzi a cui mancano degli appigli, dei punti di riferimento, delle opportunità. E quindi è una città che deve interrogarsi. Rubano tutto dalla paglia al ferro e poi lasciano i campi devastati. Da mesi a Gela la situazione nelle campagne è drammatica. Gli imprenditori ostaggio di pochi criminali chiedono l'intervento dello Stato. Le testimonianze raccolte da Gerry Italia. Raccolti distrutti, abitazioni svaligiate, spesso date alle fiamme, campagne gelesi sempre più in mano a pochi criminali che devastano le coltivazioni per ritorsione o semplicemente per ricavare qualche euro dalla vendita del ferro. Non solo incendi anomali, ma anche veri e propri raid finalizzati a danneggiare i raccolti. Molti dei proprietari colpiti hanno deciso di segnalare quanto accaduto, lo fanno però in maniera anonima per paura di ritorsioni, come Rocco, a cui hanno portato via tutto. Quanti furti hai subito? Nell'ultimo periodo già due consecutive nel giro di una ventina di giorni. Mi hanno lasciato completamente senza nessuna attrezzatura. Non posso fare più affrontare il prossimo anno la campagna che si deve fare. Non mancano poi segnalazioni relative ai continui pascoli abusivi che senta Angelo, un altro imprenditore agricolo. Ti sono in base e ti prendono per scemo. Non ti minacciano perché effettivamente loro sanno che se minacciano potrebbe anche avere conseguenze. Iniziano un po' in modo che il danno, venga digerito, dal coltivatore. Però a poco, poi se poi uno si lamenta, poi il danno lo fanno completamente. Le campagne così diventano terra di nessuno, eppure secondo Rocco basterebbe poco per individuare i responsabili. Non ci sono nessuno controlli, le denunce vengono fatte, anche i carabinieri aprono le braccia e dicono purtroppo la legge non ci permette di intervenire come vogliamo intervenire. Noi ci sentiamo completamente abbandonate dallo Stato. Le denunce di Rocco e di Angelo, così come quelle di decine di altri agricoltori, sono state raccolte dall'Associazione Antiracket Gelese, che nei prossimi giorni incontrerà il prefetto di Caltanissetta per chiedere interventi decisi. Cercherò di parlare anche col prefetto, ho già parlato con qualcuno delle forze dell'ordine che mi danno la disponibilità, però penso che è una situazione molto più generalizzata. Quindi questo racket tra pastori e chi ruba il ferro è diventato un unicum che bisogna combattere. In Sicilia brillano tre nuove stelle Michelin, tutte nella zona sud-orientale. A metà novembre la cerimonia a Brescia. Siamo andati in uno di questi ristoranti a Siracusa. Ecco cosa ci ha preparato lo chef Torrisi, Francesco Aloi. La buona cucina premiata dalla guida Michelin. Sono tre le... Catania è il suono che ci fa tornare bambini, la colonna sonora del Natale, la chiesa di
Sant'Anna, un tempo cappella della famiglia Verga, è stata teatro di un concerto di cornamuse e zampogne. I musicisti del festival, organizzato dalle associazioni Area Sud e Darshan, hanno spiegato l'origine e il funzionamento di questi suggestivi strumenti tradizionali. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, vittoria oggi pomeriggio del Messina a Teramo contro il Monterosi con il punteggio di 2-0. Le reti dei giallorossi sono state realizzate da Pacciardi al 36esimo minuto del primo tempo e nella ripresa al 25esimo da Emma Usso su calcio di rigore. Il Monterosi ha fallito due penalty con Silipo e Costantino. Con questo successo il Messina porta 5 lunghezze il vantaggio sull'ultimo posto. E il Palermo invece sempre più giù, i rosa perdono in casa con il Catanzaro e finiscono tra i fischi del Barbera. Corini però è stato ancora confermato dal Citigroup. Marco Gullà. Un altro flop al Barbera, Palermo-Catanzaro finisce 1-2, ma soprattutto finisce con i fischi e rosanero, gli applausi ai giocatori avversari. Un'altra brutta partita della squadra di Corini, totalmente in balia dell'avversario. Il Catanzaro ha vinto nettamente trovando le reti con Iemmello a fine primo tempo e poi raddoppiando con Biasci. All'83esimo il gol di Stulaz è solo un gol per gli amanti delle statistiche, perché il Palermo non riesce più a graffiare. Sconfitta più che meritata, la squadra rosanero non gioca a calcio, non corre, non ha idee, è palese che c'è una netta spaccatura tra giocatori e allenatore. La società però continua ad avere il British mood e non esonera Corini per dare la giusta scossa. E così il risultato è quello che è maturato al Barbera. A preoccupare soprattutto l'atteggiamento dei giocatori senza una bussola. Iemmello da rapace segna il gol del vantaggio al tramonto del primo tempo, poi Biasci in contropiede affonda il colpo per il 2-0 mandando in estasi gli oltre 1000 tifosi del Catanzaro nel settore ospiti. Corini mette dentro forze fresche, nessuna scossa. L'unico che prova a risollevare le sorti è Stulaz, che segna il gol dell'1-2, ma poco cambia. Il Catanzaro resiste facilmente e porta a casa i 3 punti. Per il Palermo si tratta della 4ª sconfitta nelle ultime 7 partite, 5 delle quali giocate in casa. Un trend da retrocessione. Corini però resterà sulla panchina rossanero anche per la prossima partita, che sarà domenica 10 a Parma. E dopo 2 successi consecutivi in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia, il Catania di Lucarelli affronterà domani la Virtus Francavilla in un Massimino gremito. Marco Carli. Lucarelli l'ha definita la partita più importante del periodo per le insidie che porta sulla strada del rilancio. La Virtus Francavilla indietro in classifica e sulla carta una squadra meno attrezzata delle ultime affrontate. E su questo ha invece fatto leva l'allenatore del Catania, che fin da mercoledì, dopo il successo ai rigori col Crotone, ha invitato i suoi a puntare l'attenzione sull'avversario successivo. La vera impresa la dovete fare domenica, ha detto al gruppo, proprio per tenere alta la concentrazione, anche perché pure la Virtus ha cambiato allenatore e Occhiuzzi alla prima ha vinto con il Brindisi. Lucarelli, anche nella conferenza prepartita, avvisa squadra e ambiente. C'è il giusto entusiasmo e deve rimanere entusiasmo, perché se diventa euforia è pericoloso, è molto pericoloso. Noi diventiamo, i problemi li abbiamo quando siamo forse troppo euforici e diamo troppo per scontato magari certe cose. Quindi ben venga l'entusiasmo, no all'euforia. Al Massimino, come sempre, diremmo, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, un tifo da Serie A. Le scelte sono ispirate alla continuità, anche se si valuta qualche situazione in difesa con Lorenzini e Castellini favoriti per giocare con Silvestri e Buà. Per il resto, Beters e il ritorno dal primo di Zammarini, Rocca, Di Carmine e probabilmente Marsura. Ma Lucarelli guarda all'intera partita, oltre che al sistema da utilizzare. Ripeto, il rischio magari di quando fai delle vittorie consecutive è quello di pensare di essere diventati bravi e di aver risolto tutti i problemi. Noi bisogna essere bravi a non sentirsi troppo bravi in questo momento. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.